Buongiorno gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il nuovo provvedimento che dovrà essere preso dal governo per fronteggiare la pandemia da coronavirus. L'esecutivo sta preparando quello che è il primo provvedimento per il 2021 con nuove limitazioni e in particolare una stretta sulla movida arrivata dopo gli ultimi episodi di assembramenti e feste illegali, vietando l'asporto dei bar a partire dalle 18 e estendendo il divieto di spostamento tra regioni anche nelle zone gialle, così come già avvenuto comunque dalle feste di Natale fino ad oggi. Ma sul tavolo c'è anche la possibilità di istituire una zona bianca, sebbene sia comunque molto difficile da poter raggiungere. Servirebbe un RT sotto lo 0,5, in cui in questa zona sarebbe possibile riaprire tutto senza alcuna limitazione. Queste sono alcune delle ipotesi trapelate al termine della riunione del Premier con i capi di delegazione, che sono state presentate poi alle regioni nel vertice voluto dal Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Un incontro nel quale però i governatori hanno già indicato l'idea di volersi opporre ad una particolare ipotesi, ovvero quella di far scattare automaticamente la zona rossa nel caso in cui si dovesse superare il limite di 250 contagiati ogni 100.000 abitanti. Una raccomandazione che è perorata dagli scienziati, che però potrà vedere la luce solo quando verrà confermato appunto dai governatori. Questo limite non l'ha chiesto nessuna regione, ha detto il presidente Bonaccini, nonché governatore dell'Emilia, e se volete la mia impressione, non entrerà tra quelli utilizzati per decidere colorazione o spostamento regionale. L'intenzione comunque di Palazzo Chigi è quella di seguire le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e del Comitato Tecnico Scientifico per varare il provvedimento che, appunto, come dicevo, entrerà in vigore il prossimo 16 di gennaio. Un'ipotesi, questa di cui sto parlando, che con i dati attuali metterebbe il Veneto in zona rossa e a serio rischio l'Emilia-Romagna, dati che comunque potrebbero cambiare nei prossimi giorni. Il governo cercherà di trovare un'intesa, ma è chiara l'intenzione soprattutto del Premier di stringere le maglie per evitare quella che è la temutissima terza ondata di contagi. Dunque non dovrebbe nemmeno cambiare la norma che prevede la possibilità per una sola volta al giorno e per un massimo di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni, di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà anche la proroga della chiusura degli impianti sciistici, al momento chiusi fino al 18 di gennaio. L'unica cosa certa è che a questo nuovo provvedimento, cui sarà affiancato un decreto legge per estendere il divieto di spostamento tra le regioni, continuerà a prevedere le zone colorate e il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Smentita la possibilità di istituire le zone arancioni durante il weekend. Le giornate di sabato e domenica avranno dunque le stesse limitazioni delle zone di appartenenza. Resteranno ancora chiuse piscine e palestre, così come teatri, musei e cinema. Intanto, da oggi, quando riapriranno le scuole superiori in sole 3 regioni, ovvero Valle d'Aosta, Toscana e Abruzzo, tutte le regioni d'Italia sono in fascia gialla, eccezione fatta per Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Per tutti però vale il consueto divieto di spostamento, tranne per le deroghe che abbiamo un po' imparato a conoscere. Dunque, in attesa del provvedimento che verrà varato il prossimo 16 di gennaio. La Protezione Civile ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti sull'andamento della curva pandemica sul territorio italiano. Nella giornata del 10 di gennaio si certificano 18.627 contagiati, 361 vittime e 11.174 guariti. I tamponi processati sono stati 139.758, per un tasso di positività in ascesa rispetto alle 24 ore precedenti, con un più 1,7%, che si attesta al 13,3%. Aumentano sia le terapie intensive con 22 nuovi ingressi, sia i ricoveri nei reparti ospedalieri ordinari con più 167 su tutto il territorio nazionale.
Ci spostiamo ora in Campania perché l'unità di crisi della regione ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico. Dall'ultimo aggiornamento si certificano 1.253 nuovi positivi, di cui 83 sintomatici, a fronte di 15.411 tamponi, per un tasso di positività pari all'8,1%. I guariti sono stati 1.128, i deceduti 13, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza, ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 106, mentre invece su 3.160 posti di degenza ordinaria ne sono occupati 1.377. Sono riprese nella giornata di lunedì le mobilitazioni in diverse città italiane per chiedere che l'apertura delle scuole diventi in maniera concreta una priorità per il Paese. Le iniziative sono state promosse in tutto il Paese, soprattutto dal Comitato Priorità alla Scuola, dalla Rete degli Studenti, nonché dai singoli istituti. A Roma una manifestazione è stata indetta da alcuni licei, tra cui il Pasteur e il Tasso. Iniziative sono in corso anche davanti al Ministero dell'Istruzione e alle varie prefetture. Non si può tenere aperto tutto, mentre invece la scuola è chiusa da ormai un anno, dicono gli aderenti al Comitato Priorità alla Scuola, che chiede che la scuola venga finanziata affinché abbia più spazi, più personale, nonché per poter consentire naturalmente anche l'inserimento della campagna vaccinale. Per questi motivi sono state organizzate delle nuove mobilitazioni anche per i prossimi giorni. È una frustrazione, la scuola è un diritto costituzionale e se me lo avessero tolto io non sarei qui, si è espressa in queste parole il ministro Lucia Azzolina. Nelle regioni a fascia gialla è tutto aperto tranne la scuola superiore e questo creerà delle cicatrici, ha detto il ministro. I ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Si fa l'errore di credere che la scuola non produca incassi, perché se io chiudo un negozio so quanto ho perso sulla scuola, questo non è discusso, ma i costi sono altissimi. Sono molto preoccupata, la didattica a distanza oggi non può più funzionare, c'è un blackout della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati e io sono preoccupata. Da ministro, non esiste un rischio zero, ha aggiunto, ma all'interno delle scuole il rischio è molto basso e lo testimoniano gli studi effettuati in Italia e in Europa. La scuola si è organizzata molto bene, io ho fatto tutto quello che potevo fare, chiedo a tutti di trattare la scuola non in modo differente rispetto a come vengono trattate le diverse attività produttive. Capisco i ragazzi, ha concluso il ministro, il diritto all'istruzione è essenziale e sarei anch'io arrabbiata. A maggio 2020 i medici mi scrivevano per chiedere di lasciare chiusa la scuola e così è stato. Oggi ricevo invece tante lettere di tanti medici che mi chiedono di riaprirle perché vedono quelle che sono le difficoltà dei loro figli. A Napoli proseguono le vaccinazioni contro il coronavirus con 2.130 immunizzati nella fine della giornata di domenica. Ci sono stati anche 41 furbetti che sono stati però prontamente smascherati. Tra loro anche un noto avvocato che è stato cacciato dal manager Ciro Verdoliva. Non l'unico legale sorpreso in fila alla mostra d'oltremare. Mi ha dato tre risposte fasulle, dice il direttore generale dell'ASL, prima che gli dicessi che l'avevo riconosciuto. Poi hanno visto tutti come l'ho cacciato, perché così nessuno può venire a farmi fesso, ha detto il direttore. Sono stati fermati anche alcuni informatori medico-scientifici, personale non strutturato nelle case di cura convenzionale e cliniche private, nonché medici in pensione e specialisti in buona fede. Ai collaboratori degli studi di medici di famiglia è stata chiesta anche la busta paga. C'è chi ha mandato mogli, fidanzate, amici, indicandoli come collaboratori, ma senza contratto non si può passare, ha spiegato Fulvio Pavone, responsabile dei servizi informatici. Ci hanno provato e hanno insistito, io ho strappato il foglio, ha detto Verdoliva, e li ho gentilmente accompagnati alla porta. Si contano in totale 6.640 vaccinati in tre giorni. Le nuove dosi dovrebbero arrivare stesso nella giornata di oggi. A Napoli una scossa di magnitudo 1.8 della scala Richter, con profondità a oltre 2 km ed epicentro tra l'area della Solfatara e Agnano, è stata registrata tra i sismografi dell'osservatorio vesuviano circa all'una del mattino. L'evento è stato preceduto da un boato
che è stato avvertito dai residenti della zona solfatara e dei quartieri costieri tra Via Napoli e Bagnoli. L'evento principale è stato preceduto e seguito anche da scosse di minore entità e profondità tra i 3 e i 4 chilometri, non tutti comunque avvertiti dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Nella giornata del 6 gennaio scorso si era verificata un'altra scossa di entità 1.2 di magnitudo, che però era stata avvertita dalla popolazione locale. Sono in lieve miglioramento le condizioni del DJ Joseph Capriati, il produttore che è finito in ospedale in condizioni serie a seguito di una lite familiare che ha visto coinvolto il DJ e suo padre. La prognosi però resta ancora riservata ed è probabile che verrà sciolta nella giornata di lunedì. Oggi inoltre è possibile l'interrogatorio del genitore, che è stato tradotto presso il carcere di Santa Maria a Capo Vetere, ma è stato descritto come un uomo devastato da quanto avvenuto. A Caserta l'ASL locale ha pubblicato il consueto bollettino di aggiornamento per quanto concerne la curva pandemica da coronavirus. Come potete vedere nella grafica, si certificano 149 nuovi positivi con 9 deceduti e 340 guariti. I tamponi processati sono stati 1.400 per un tasso di positività del 10,6%. La città che fa registrare il maggior numero di positivi è Maddaloni con 225, seguita da Caserta con 208 e da Marcianise con 182. Chiudiamo con il calcio: vittoria sofferta e all'ultimo respiro per il Napoli, che ha sbancato la Dacia Arena di Udine. A decidere il match la rete di Bakayoko al 90esimo, dopo una partita sofferta nella prima frazione. Il gol del vantaggio azzurro è stato siglato da Lorenzo Insigne su calcio di rigore. Il pareggio friulano è stato firmato da Kevin Lasagna, che ha sfruttato un retropassaggio sbagliato di Rahmani, anticipando Benet e depositando il pallone in rete. Il Napoli nella ripresa si è reso poche volte pericoloso, rischiando in più di una circostanza i contropiedi della compagine di Gotti. Alla fine però sono arrivati i 3 punti al termine della partita. Il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato all'emittente televisiva Sky, affermando che la partita di ieri non era affatto semplice. Il Napoli veniva da una pessima prestazione mazzata contro lo Spezia, ma ha detto Gattuso: ci siamo ripresi, quello che abbiamo perso per strada manca veleno. A volte i ragazzi demordono facilmente dopo i gol presi, io invece voglio vedere maggiore cattiveria, c'è bisogno di spaccare il mondo. A Napoli dobbiamo capire di essere meno Brad Pitt e più Calimero. Vittoria importante anche per la Casertana, che allo Stadio Pinto ha battuto il Catania per 3-2, grande prestazione dei falchetti nonostante le assenze, che riescono a portare 3 punti fondamentali nella lotta a salvezza. Nella prima frazione è stato Turchetta a portare in vantaggio gli uomini di Guidi, pareggio immediato di Piccolo. All'inizio ripresa Carillo ha segnato il gol del 2-1 per i padroni di casa, il tris calato da Cuppone. Grande protagonista anche Avella, che ha parato un calcio di rigore al catanese Serao. Inutile poi il gol di Mannè per i siciliani, che ha siglato il gol del definitivo 3-2 al termine della partita. Molto soddisfatto il tecnico dei falchetti Guidi, lo andiamo ad ascoltare in conferenza stampa. Al di là che è un gruppo che vi ho spesso rimarcato dell'impegno, della professionalità, della voglia che mettono durante gli allenamenti, però le ultime difficoltà e soprattutto le ultime partite, poi, quando avevamo tantissimi contagiati, ci hanno fatto arrabbiare, perché ci siamo sentiti privati della possibilità di giocarsi le partite, e quindi è normale che da questo punto di vista in noi è scattato qualcosa in più. I ragazzi sono stati eccezionali perché hanno recepito questo tipo di messaggio. Noi le partite le possiamo perdere, però è il come che deve fare la differenza. Questa è sempre stata una cosa che io ho detto, ridetto tantissime volte, però sicuramente non mancherà mai la voglia di fare il massimo sul campo, e oggi i ragazzi lo hanno fatto. Anzi, lasciatemi la possibilità di ringraziarli, perché oggi io non dovrei fare conferenza stampa, ve lo dico col cuore in mano, perché io penso che dovrebbero esserci tutti i 20 calciatori, perché solo loro sanno quello che hanno passato e quanto hanno sofferto durante questo periodo,
Cupone è rientrato da 3 giorni con 4 chili meno, uguale a Cjosmanovic e tanti altri, senza allenamento, e sul campo sono andati oltre quelli che sono ad oggi le loro reali potenzialità. Quindi sarebbe giusto che oggi a parlare fossero loro, perché per me sono stati eroici. Sì, i nervi ci sono stati, ma io penso che ci sia stata. Le caratteristiche migliori sono state la qualità del primo tempo, perché abbiamo tenuto, abbiamo creato le occasioni. Uscendo dalla loro pressione con grande qualità tecnica, creando gol perché i ragazzi erano stati bravi a crearli, e poi negli ultimi minuti e alla mezz'ora solo noi sappiamo che non avevamo più, tra virgolette, energie, perché tanti ragazzi, vi ho detto, non avevano nemmeno allenamenti, quindi era normale che potessimo soffrire, e nella sofferenza sono stati bravi ad essere ordinati e a tenere le botte, portare a casa il risultato con grande anima, cuore e rimanendo squadra. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la nostra informazione è nel pomeriggio, c'è il flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguo di giornata.